posto? Vai, ma io si sta. Io sto venendo da fare il bagno. Sì, è partito troppo tardi e troppo lentamente a Fantasma dell'opera, penso che sia il film più difficile della mia carriera, cioè della mia vita, almeno da cineasta. Questo però si dice spesso, perché quando ad esempio feci il mio film Suspiria, dissi, questo è il film più difficile della mia carriera e della mia vita di cineasta, e non credo che riuscirò mai a fare un altro film così difficile. Quando feci Opera, che aveva in sé delle difficoltà enormi di realizzazione, di effetti speciali, di trucchi, dissi la stessa cosa, è il film più difficile. Adesso mi ritrovo a dire di nuovo per la terza volta, come se questo fare cinema fosse per me una specie di scalare montagne, che ogni volta voglio scalare una montagna più alta, ogni volta più alta, ogni volta penso che sia la più alta, invece poi ne trovo un'altra che è più alta ancora. Una cosa che mi chiedono molte persone, perché un remake? No, questa è una domanda che non, per me non ha molto senso, perché un remake, perché magari uno una storia l'ha sognata tutta la vita. Perché il fantasma dell'opera, ecco, quello lì, perché ci sono delle ragioni anche molto profonde del perché il fantasma dell'opera, ragioni che è anche molto lontane. Se vogliamo, è stato uno dei primi film che nella mia vita hanno toccato la mia psiche. Io ero molto piccolo, insieme a mio fratello, eravamo in vacanze nelle Dolomiti, d'estate, e andammo
a vedere un film in un'arena. In questa arena facevano un fantasma dell'opera, una riedizione di questo vecchio film, ma era a colori. E mi sconvolse il personaggio di questa persona che viveva negli abissi. Veramente, anche questa storia d'amore così tenebrosa e tragica. Quindi per anni questo film ha cambiato in parte certe mie sensibilità. Mi ha portato a avvicinarmi a Galan Poe, a certe atmosfere un po' morbose, un po' inquietanti. I found Dario a very interesting director to work with. He has great visual sense, and from a cinematographer's point of view, that's number one, really, to be excited by his ideas. He's never boring when it comes to, you know, putting a scene on the screen. And that was really my main reason for coming out here to shoot this picture. It's, I would say, a tough film to shoot. It has many different aspects. We started more or less with a lot of shooting in the magnificent opera house in Budapest. Very, very visual. The backstage area, the whole, we practically used the whole opera house. And it wasn't easy. I think every film presents a particular problem from a cinematographer's point of view. I tried to carry out roughly the sort of style which I felt was right for the film. Molto forte. Io non ero mai stata davanti a un pubblico, mai salita su un palco prima in vita mia. È stato molto emozionante. Non pensavo sentire
gli occhi delle persone addosso, mi sembrava quasi cantare veramente l'opera. È stato molto, molto emozionante. Penso che sia stato meglio il fatto di non essere mai salita su un palco prima, di non aver mai recitato davanti a un pubblico. Penso che per il mio personaggio sia stata una cosa in più, perché Christine è una debuttante e io veramente mi divertivo, mi emozionavo tantissimo salire sul palco, cantare anche se in playback davanti a delle persone, come penso una debuttante. Penso di aver provato le stesse cose di Christine, veramente. Perché è così difficile questo film poi? Perché prima cosa le condizioni realizzative erano molto difficili, perché abbiamo girato in grotte vere, in delle caverne profondissime, di pieno inverno, quindi in condizioni proprio da prima linea. 55 stai prima. And set. Action! Personaggi erano piuttosto complicati e la storia anche complessa, anche se Leroux aveva inventato, per il fantasma dell'opera, ha inventato un meccanismo, orologeria perfetto, però bisogna adattarlo alla sensibilità degli attori, anche alla sensibilità mia di regista, e quindi è stata anche quella una battaglia piuttosto impegnativa che ho condotto questa volta, una delle prime volte in vita mia, in solito con i miei attori, abbiamo parlato molto, abbiamo molto discusso, abbiamo molto ragionato sul film. Io di solito non è che parli molto con gli attori, non per disprezzo, perché il film prima di farlo lo preparo in modo così preciso, anche così pignolo, assurdamente preciso, che poi quando mi trovo sul set, gli attori mi ritrovo a dover dire solamente alcuni piccoli consigli, per il resto è tutto organizzato, è tutto già preparato prima, è pensato prima, mesi e mesi prima, anche più di mesi. Phantom of the Opera, Dario Argento. I was very excited. I was familiar with Dario's films and a great admirer of his work, and appreciated him as a real cineast, not just a European genre director, but a man whose work was, you know, world-class cinema and original and individual and magnificent. And those are the elements which I always get very aroused by with directors. Think of the people I've worked with, like Ken Russell or Derek Jarman or the Tavianis or James Ivory. They're all people who've had very, very individual visions of cinema. They've known what they wanted. Phantom of the Opera was a great challenge. The idea of the Phantom as a being which embodied a bestial nature and a noble human nature and was forever in conflict
between the two aspects. Il mio personaggio è il personaggio del barone Raoul de Chagny, che è un giovane aristocratico della Parigi di quegli anni, che si innamora follemente di Christine Daae, questo spirito libero, questa cantante che frequenta il teatro dell'opera e tenta in tutti i modi di conquistarla. E all'inizio sembra un'impresa abbastanza semplice, poi si rivela sempre più complicata. Christine è attratta da un'altra forza che all'inizio il barone non riesce a comprendere, perché è una forza oscura, è opposta da lui, è immensa. Il mio personaggio, Christine Daae, è una ragazza della metà, credo 20-22 anni, che noi per ridere ci siamo immaginati un probabile background. Abbiamo detto che lei è figlia di panettieri che avevano vari forni a Parigi e si erano messi in testa che la loro figliola doveva fare l'opera, la cantante di opera. Allora magari l'hanno mandata a Milano, alla Scala, e lei ha studiato per fare la cantante e poi si è ritrovata a Parigi e l'hanno presa per fare la sostituta di questa cantante lirica Carlotta Altieri. Poi purtroppo, per fortuna, succede che il fantasma si innamora di lei. Christine, che è una specie di cerbiatto stupito, si lascia amare, si innamora anche lei, anche se proprio perché forse non ha mai amato nessun altro prima. Abbandona questo amore totalmente, però nel suo cuore è diviso a metà fra il fantasma, che rappresenta un po' una figura paterna, il suo lato oscuro, e Raoul, che invece è un ragazzo più giovane, quasi un fratello per lei, è la luce, è la sua luce, e lei ha bisogno di tutte e due per essere una cosa, quindi ama tutte e due. Lavorare con Dario è stata un'esperienza interessantissima, no? Perché è un modo di girare
costruisce le immagini. Io ripeto sempre questo, a me sembra, lo osservo quando arriva sul set, perché sembra quasi che abbia già, è come se avesse sognato la notte prima quello che gira il giorno successivo. Viene sul set che ha esattamente in mente la durata delle inquadrature, i tempi dell'inquadratura, anche l'energia. È raro fare dei film così coinvolgenti, emozionanti, belli, speciali, dimenticabili. Quindi, insomma, questo è il vero cinema. Perlomeno ho avuto l'impressione di fare il cinema vero, cosa che capita veramente di rado. Sono molto felice di aver fatto questo con due persone molto importanti per me, mio padre e mio zio. Poi un film rimane per sempre. Eterno, magari noi non ci saremo più e il nostro film ci sarà. Questo è il cinema. Attila, good, good. Action!